Ci diceva quindi la scelta di dedicare un intero disco a Pino Daniele? Pino è stato un apripista importante. È stata un'apripista perché praticamente, diciamo, dal dopoguerra fino a quando è arrivato Pino, ma anche gli altri gruppi napoletani, appunto degli anni 70, quelli che c'erano prima di me, diciamo, no? Prima di. Hanno dato una svolta, hanno portato una novità forte all'interno della musica napoletana. Perché sono stati i primi, diciamo, che hanno portato nella musica napoletana l'ultima delle nostre dominazioni, come dicevo prima, che è quella americana. Dopo la guerra sono rimasti i famosi ninni neri, no? Ed è rimasta tantissima musica americana. E questi musicisti, compreso Pino, sono stati i primi che hanno preso hanno fatto questo mix, no, tra la musica americana e la musica napoletana. Quindi, e lui però l'ha fatto con le canzoni, quindi con lo strumento più pervasivo, no, che esiste, perché la canzone è veramente uno strumento di grande e di immediata comunicazione, molto forte. E quindi lui ha segnato un solco. A me piace usare questa umilmente questa metafora, dicendo che Pino lo immagino come un contadino che ha tracciato un solco. Dentro questo solco tanti altri musicisti hanno messo il loro seme e hanno fatto nascere ognuno la propria Un pianta, campo lì, capito? Un eh. campo, capito? Seminato a musica. È Quindi stato un mi pioniere, Sì, è eh? stato un pioniere, è stato sicuramente un pioniere. Quindi mi sembra. Poi ogni tanto mi piace diventare interprete, diciamo mi rilasso un po', perché il mio mestiere non è quello di tanto di cantante, e ci tengo a dirlo quanto quello di scrittrice, di narratrice, di compositrice. Quello è il mio Di mestiere, è duro, autrice. difficile Certo. e duro. Il resto è divertimento. No, il resto è andare sul palco, è divertimento, è piacere, è Chiaro. incontro con gli altri. Quindi invece la parte tosta, diciamo, del mio lavoro, e che quindi io considero il mio vero lavoro, è quello di autrice. Però ogni tanto, appunto, mi piace rilassarmi, prendermi una pausa da me stessa e calarmi in mondi, in altre dimensioni. E nel caso di Pino è una dimensione parallela, diciamo, alla mia, in qualche maniera affine, senz'altro affine, anche se siamo stati molto diversi l'uno dall'altro, però in qualche maniera è affine. E mi piaceva molto anche l'idea di interpretare Pino come si può interpretare un classico. Io credo che Pino possa essere considerato un classico. E come diceva Calvino, un classico non smette mai di dire la cosa che ha da dire. È in bomba. Quindi la puoi far risuonare in mille modi diversi. E a me piaceva molto farlo risuonare a modo mio, no? Pino. Quindi anche cercare di portare Pino come scrittore, quindi le parole, la musica, rispettarle totalmente, ovviamente, però levare il mondo sonoro di Pino, che è quello appunto legato molto al blues, alla musica afroamericana, e portarlo più verso il mio mondo, Folk. che è più folk Certo. rock, anche se adesso, diciamo, mi sto spostando anche molto un po' sull'elettronica, però insomma, ecco, diciamo, è il mio modo di essere zingara nella musica. Sì, a proposito, ho trovato questa foto bellissima, che mi ha colpito tantissimo, in cui trovo che emerga tutta la sua femminilità. Composta e giocando però a esagerare in un certo senso. Sì, esagerare, ma sempre sì, giocando però, sì. Trasmette quasi un senso zingaro, gitano, no? E sente nella sua musica questa componente girovaga, itinerante. Sì, assolutamente sì. Io nella musica ho fatto un tragitto assolutamente girovago. Appunto sono partita dal folk proprio
che era proprio folk, e poi sono arrivata a fare anche dischi, come tutti sanno, molto legati al pop. Quindi sempre una sorta di folk pop che però ha avuto una grandissima risonanza, una grandissima diffusione, e quindi sono uscita molto fuori dall'ambito tecnico, diciamo, della musica folk, non tecnico, diciamo, specifico, no, della musica Sì. folk. Però non è soltanto questo, che bisogna essere girovaghi nella musica, perché la musica non è soltanto visione della realtà, è anche un luogo onirico, no? La musica è il mondo sognato dagli angeli, e quindi bisogna navigarci dentro, bisogna girare, girovagare, aprire porte, incontrare. Io ho avuto tanti incontri fortissimi, importanti nella musica. Ho avuto incontro con Fabrizio, è stata una cosa importante. Avere una persona come Fabrizio che ha cantato con me in un libero cercare, quindi uno come Fabrizio che canta insieme a me una canzone, parole, musica scritte da me. C'è quel duetto sul finale in Sì, particolare, sì, sì. sì. E quindi è stata una grande cosa e poi una bellissima amicizia, molto importante per me. Ho incontrato grandi musicisti di tutte le parti del mondo, da Brian Eno, con cui abbiamo fatto due dischi insieme. E anche quell'esperienza è stata potente, no? Perché incontri Una commistione una strana, commissione. anche. Molti si fecero prendere un coccolone quando io dissero: va bene, è impazzita. Ma in realtà lo sapevamo io e lui, cioè io e Brian, che non eravamo pazzi né l'uno né l'altro, che eravamo semplicemente pazzi l'uno dell'altro, diciamo, musicalmente Non noto parlando. ironia. Ecco, sì, dal punto di vista musicale, quindi. Ci divertivamo, ci piaceva, no? Proprio questa distanza, riuscire a trovare un punto di incontro in questa distanza. E tanto è vero che abbiamo fatto due dischi insieme. E poi tanti altri musicisti, il grandissimo musicista inglese Paul Buckminster, che è scomparso da poco, ecco, con cui abbiamo lavorato, e lui ha fatto gli arrangiamenti per orchestra del mio disco di musica classica napoletana, Toledo e Regina. E Paul è stato anche lui, anche con Paul è stato un incontro molto importante. Diciamo, stiamo parlando di persone che hanno fatto la storia della musica, perché Paul Buckminster ha fatto i primi dischi di Elton John, Your Song l'ha arrangiata lui, ha fatto i dischi di Miles Davis, dei Rolling Stones, dei Guns N' Roses, cioè Siamo nell'Olimpo. siamo, diciamo, in un mondo. Quindi riuscire a incontrarsi con persone così, a condividere con persone Certo. così, è un modo di essere zingara molto bello, diciamo, Nutriente. è molto nutriente, sì. Per finire, questo pensiero meridiano, in cosa consisterà? Ma il pensiero meridiano è un intanto nasce dall'idea di creare un power trio. Quindi io, cioè, è un concerto in trio, ma in trio molto potente, molto forte, molto elettrico, Se non sbaglio, questo è un progetto. basso, batteria e chitarra. Ed è un progetto però che partirà alla conclusione del Alla tour conclusione futuro. di Teresa Cantapino, di questo il concerto Teresa Cantapino, che noi abbiamo portato in giro da aprile, che ancora stiamo portando in giro, e che si concluderà il 16 febbraio al Teatro Politeama di Napoli, Non cioè si perché può non potevo non concluderlo a mancare. Napoli. E dopodiché partiremo ufficialmente con questo, che già stiamo sperimentando però, con questo power trio del pensiero meridiano. Il pensiero meridiano è un modo di un po' di raccontare quello che io ho fatto in questi anni, un po' di raccontare il sud attraverso le mie canzoni, ma anche attraverso alcune canzoni di Pino, alcune canzoni di Domenico Modugno, alcune canzoni di Matteo Salvatore, cioè dei grandissimi autori,
del nostro sud. Raccontare come attraverso la musica si possono dire in maniera differente le stesse cose che possono dire i filosofi, i pensatori, certo. I poeti, gli scrittori, si possono dire le stesse cose, sono linguaggi differenti che però possono sintetizzare gli stessi universi. Certo. Bene, la ringrazio. Grazie a te, buon lavoro. Grazie.